Al Policlinico di Milano per una visita dermatologica bisogna aspettare 270 giorni. In libera professione 6. Per una visita ortopedica all'ospedale Niguarda bisogna aspettare 123 giorni. In libera professione 2 giorni. Al CTO per una diagnostica ecografica del capo e del collo un cittadino deve aspettare 190 giorni. In libera professione 3 giorni. All'ospedale Niguarda per una risonanza magnetica bisogna attendere 153 giorni, in libera professione 9 giorni. Perché oggi vi faccio questi esempi? Perché con una delle modifiche proposte oggi si vuole autorizzare per un quinquennio la possibilità alle strutture di effettuare l'intramenia allargata, ossia la libera professione fuori dalle mura ospedaliere, vale a dire, in altre parole, in studi privati. E non mi si venga a raccontare che con queste modifiche che oggi vengono proposte servono ai cittadini o servono per ridurre le liste d'attesa, perché per chi paga le liste d'attesa non ci sono. E questo non è il modello di sanità che vogliamo né per la nostra regione e né per il nostro paese. La possibilità di fare prestazioni private non deve ledere il diritto alla sanità pubblica. Questo è il nostro principio.